Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo vlog. Non devo più dire vlogmas in realtà, anche se c'è ancora l'albero, non fatevi ingannare. Io ho detto che vi avrei tenuto compagnia fino al primo di gennaio, fino all'anno nuovo, quindi oggi è 28. Come vola il tempo, ragazzi? Ripeto, stamattina mi sono svegliata alle 7 perché praticamente ieri sera sono andata a dormire prestissimo. Tipo verso le 11, proprio perché mi sentivo stanca, cioè mi si chiudevano gli occhi. Quindi ho detto ok, facciamolo. Quindi ovviamente stamattina poi mi sono svegliata presto. Sto facendo la mia solita colazioncina insieme a Cookie. E ho appena finito di prenotare il vaccino, la mia terza dose. 7 gennaio, 10 e mezza. In realtà le mie prime due dosi sono state con il Pfizer, però adesso non si trova più. Paradossalmente adesso invece si trova solo Moderna e quindi ho dovuto prendere questo. Col Pfizer io me l'ho trovata benissimo, nessun problema, nessun fastidio, eccetera, eccetera. Mi hanno detto che in teoria il Moderna è un po' più forte. Infatti tutte le persone che si sono vaccinate, che almeno io conosco, con questa casa produttrice, con questo vaccino, sono state un po' più male del solito, quindi boh, staremo a vedere. Tra l'altro il 7 gennaio è anche il compleanno di mia sorella. Però vabbè, tanto non sta qui, non dobbiamo fare nulla, quindi vabbè. Tra l'altro in questi giorni, non so se l'avete notato, ma c'è stato un rapido aumento dei casi o comunque delle persone positive. Chi sento, sento. O sono stati in contatto, o stanno in quarantena preventiva o non. C'è un casino, tant'è che io, raga, ieri mi sono fatta un test di quelli che fai da te. Perché ho detto, cioè, mi state facendo venire proprio l'angoscia. Perché ieri mattina sono andata in palestra, non ho vloggato ieri perché vabbè. E in palestra ieri mattina continuavano a dire, no perché quello è stato positivo, no perché quello, allora facciamoci il tampone ogni 2 settimane. Vi giuro, ho detto fammi tornare a casa, fammi fare un testino così rapido, perché poi anche tutte le persone che sono tornate dall'America di recente hanno avuto sto COVID, o se lo sono preso. Qui ho detto mamma mia, guarda te, sei a distanza di un mese, come devo stare a preoccupare? Invece tranquillo, niente, ok. Però nel senso, cioè non si può vivere così. Appunto adesso farò questa terza dose. Non, in realtà non mi pesa dover fare i vaccini e doverli fare anche periodicamente nel corso magari dei prossimi anni. Ma almeno spero serva a qualcosa nel progredire un po' in questa situazione, perché non se ne può più. Cioè sembra non che peggiori sempre, però che non comunque migliori. Quindi che si rimanga sempre così. Poi oggi, allora adesso sono le 9 e un quarto, quindi in realtà è prestino. Mi stavo guardando un nuovo drama su Netflix che si chiama Our Beloved Summer. L'ho trovato appunto qui, per ora sono uscite due puntate. Dicono tutti che sia super carino, in più c'è anche la canzone che ha fatto V dei BTS, Taeyong, come host, quindi sì, in teoria la fanno partire spesso, mi hanno detto, quindi vedremo. Oggi, tra l'altro, volevo andare a pranzo di nuovo dal coreano, come avevo fatto l'altro giorno, quando era tipo il 10 di dicembre, un po' di tempo fa. Sono andata al coreano, poi sono andata al market a comprare tutte le cose. Per Capodanno voglio farmi questo piatto qui, che si chiama Tteokguk, che è una sorta di zucca con le rice cake, che vi giuro mi ispira un casino. In teoria bisogna fare tutto un brodo, insomma dovrebbe portare buon auspicio, quindi insomma visto che le proviamo tutte facciamo pure questa. Solo che devo andare a ricomprare gli gnocchi di riso, poi devo andare a comprare i mandù. Ormai sento più parole in coreano che altro. Sì, ok, sono i ravioli, questi qua, che vanno messi dentro. E poi appunto volevo riandare a mangiare lì al coreano dove sono andata l'altro giorno con le mie amiche. Il mio preferito qui a Roma, se dovete andare, è al primo che sono stata, vi ricordate, a Ijeo. Zona Trastevere, ok? Se proprio ve lo devo consigliare. Però anche quello dell'altro giorno, dell'altra volta, non era male. E visto che sta più vicino rispetto a dove devo andare, vado qui, che è questo posto qui. Qui mi ero presa il bulgogi, che era buonissimo e che voglio assolutamente anche riprovare a casa, perché in realtà, allora, la cucina coreana ha degli alimenti molto semplici di base. La cosa è come li abbini e i condimenti che ci metti. E quindi sì, questo è il programma di oggi. Prima di tutto mi devo lavare i capelli perché non ho capito perché, guardate, cioè perché mi si sono sporcati in questo modo, a questo giro. Mi stavo finendo di preparare quando è uscito
un video, un backstage, un come definirlo? Non so se chiamarlo blessing. Qual è il contrario di blessing? Non lo so, perché ho un attimo la mente impallata. Vi faccio vedere una cosa, una sola, e poi non dirò più niente. No, no, simpatico, divertente. Qualcuno ride? Detto ciò, ora cercherò di tornare alla mia vita, finire di vestirmi, anche se in realtà è presto, sono le 11:30, quindi ho tempo di fare tutto. Devo solo ricominciare a respirare in maniera normale. Sono arrivata da famiglia, praticamente dentro questo portone, voi entrate e avete tutto il market per voi. Sono arrivata nel momento fornitura. Quelle sono le mie buste, ma gli ho chiesto di cercare una cosa. Allora, spero mi sentiate perché è pieno di rumori. Comunque, io mi sto tenendo la mascherina tipo ogni centimetro dove vado. Ogni centimetro, ogni posto. Perché veramente questa cosa del Covid mi sta cominciando a... Cioè, ho più ansia adesso che all'inizio quando è uscita tutta la cosa. Sono andata al negozio. Il problema, allora, ho preso quello che mi serviva. Però stanno scaricando altre cose. Mi serviva una cosa, vi ricordate quei dolcetti che ho preso l'altra volta con le araghi di sopra? Ecco, gli ho detto ma questi non ce l'hai. Lui mi fa sì, in realtà ci arrivano tra un po'. Poi è arrivato appunto il camion dello scarico. Sto cercando di perdere un po' di tempo e aspettare che smontino tutto. A saperlo venivo direttamente più tardi, però almeno adesso saranno super forniti e probabilmente gli lascerò poi un'altra piotta. Sono letteralmente buttata così per strada con le mie buste. Tra l'altro ho comprato anche queste cose surgelate. Dove stanno qua? Qua ci sono le altre cose. Ho ripreso anche questi che sono i miei preferiti, quindi adesso me li mangio per ammazzare il tempo. Sono appena tornata a casa. Vi faccio vedere cosa ho preso. E praticamente... Per fortuna mi sono cambiata la mascherina stamattina perché avevo sentito questa cosa dei mezzi di trasporto, per cui la mascherina FFP2 si chiama, è diventata obbligatoria sui mezzi di trasporto. Infatti a Termini stavano bloccando praticamente l'80% delle persone che non avevano questa mascherina. Tanto a un certo punto mi sono impanicata, ho detto oddio che cosa sta succedendo, ti prego non fare che tipo, non lo so, si è rotta la metro, non ci avevo proprio pensato a sta cosa della mascherina. Una gioia nella vita. Comunque, adesso sì, vi faccio un breve haul. Ho preso delle cose che avevo già preso l'altra volta, altre nuove. Mi serve un piedistallo, questo più o meno. Allora, vabbè, queste qua sono le cose che ho preso nel supermercato. Cipollotto e carne di manzo per fare il tokuk. Poi ho ripreso 3 di queste confezioni di riso. Queste si scaldano tipo un minuto al microonde ed è fatta una figata. L'unica cosa è che fanno le porzioni troppo grandi, però vabbè. Poi ho preso queste qui, che sono i dischetti di pasta per gli chiosa, i ravioli. Ne ho prese 2 confezioni, però le devo subito mettere al congelatore. Poi ho preso questi qua che sono gli udon fatti così. Ho ripreso questi qua e sono buonissimi. Sono le alghette croccanti. Questo qua è la versione spicy, ma neanche più di tanto. Poi questi qua, i pepero alle mandorle, sono buonissimi. Poi ho preso la pasta di curry. Queste qua sono tutti i dadini per fare il curry in questo modo. Non l'ho mai provata questa marca, dovrebbe essere appunto sì giapponese. Ho preso la versione hot, sperando che sia hot, perché io effettivamente mangio tanto piccante ed è raro trovare le cose piccanti. Tipo anche oggi lì al coreano io avevo detto fammelo piccante, però loro quando vedono gli stranieri, tra virgolette, non lo fanno mai come il loro piccante. Quindi io continuavo a chiedergli piccante, no no, ancora più piccante. Lui mi ha detto allora te lo faccio come lo facciamo noi. Sì, esatto. Poi ho preso il gin ramen versione spicy. L'altra volta non l'avevo preso spicy, me l'avete consigliato. E questa è la cappona, quella grande, la cappona. 110 grammi. Scusate, c'è stata una piccola pausa che è tornato Amarok da una passeggiata. Comunque,
Questi qua sono quelli che stavo aspettando. Che devo ancora capire come si chiamano, perché è scritto tutto in coreano, ovviamente. Dovrei tradurlo con l'applicazione. Aspettate. Vediamo un papago che cosa mi dice. Ma Dong San. Quindi credo sia questo. Vediamo. Prova finale su Google. Sì, sono i Madong San. Almeno adesso lo sappiamo. Crunchy Korean Peanut Cookies. Ne ho prese 3 confezioni. Poi questo qui è il condimento per il riso. In realtà questi sarebbero onigiri, però lo potete mettere sopra qualsiasi riso. Poi ho preso il riso capri. Questo qui è proprio specifico, che viene più glutinoso. Adesso vi faccio vedere perché l'ho preso. Poi questo è un altro condimento per il riso, il furikake. In realtà credo siano più cose tipo giapponesi che coreane, però vabbè. Questo qua c'è scritto futaba, perché anche di questo ci sono diversi gusti. Questo dovrebbe essere quello al pesce col peperoncino. E poi ho preso tutte le cose da frigo congelate. Gli gnocchi di riso, però questi qua sono quelli fatti a dischetto. Poi ho preso questi, ragazzi, questi sono buonissimi. Praticamente sono dei roll di alga con dentro i vermicelli, dovrebbe essere un po' spicy questa versione qui. Questi qua credo si chiamino Gimmari, una cosa del genere. E poi ho preso un po' di ravioli barra appunto mandu. Ho preso questi Korean barbecue. Poi ho preso quelli al kimchi and pork e questi qua ai gamberi. Vi ho detto la cosa del riso perché ho comprato questo, un mini cuoci riso a vapore. Diciamo l'ho preso piccolo. Primo, vabbè, perché tanto si fanno 2/3 porzioni qua dentro e non è che me ne servano di più, anzi. E poi per cercare di occupare meno spazio possibile. Vediamo com'è fatto. Allora, questo è il coperchietto. Devo solo capire dove metterlo. Mi sto facendo il mio solito tè preferito, arancia e cannella. Nel mentre devo mettere un po' a posto, allora, sia questa parte della credentina, che come vedete questi giorni a fare dolci, cose, ho impastricciato tutto, e sia questa parte qui, che è molto più che disastrata. Vi faccio vedere il prima. E questo è il dopo. Direi che ho un talento. In realtà il mio piano è sempre stato tenere le cose aperte qui sotto e qui sopra le cose chiuse, però ovviamente non vivo da sola e quindi ogni tanto qualcuno fraintende le mie ideologie. Fatto sta che io adoro questi contenitori. Qui ho messo la pasta, tipo sapete quando ne avanza poca, così se hanno la stessa cottura. Poi avevo comprato da Ikea questi, che sono appunto le alzatine da mettere nelle mensole. Il problema è che c'è anche quella lì grande, ma non riesco a inserire bene le viti e quindi non barcolla, ma non molla. Però non mi fido a metterci la roba. Può non sembrare ordinato, ma rispetto a prima, fidatevi, fidatevi. Quindi chiudo. Si è fatta una certa ora, direi. Vero, mammina? Stai a fare nanini? Comunque, cioè, non riesco a vedere sto cacchio di drama. Cioè, ce la faremo, nostro eroe? Detto ciò, comunque, ragazzi, io per oggi stacco. Domani abbiamo una bella giornatina insieme alla Fra, che la devo accompagnare ad attaccarsi il famoso capello, eccetera, eccetera, eccetera. Poi vedremo dove ci porterà la giornata. Vorrei riuscire anche ad editare questo video entro stasera, quindi vediamo, vediamo. Detto ciò, grazie per essere stati con me anche oggi. Ci vediamo domani, vi mando un bacione, ciao!